Oggi giochiamo a Rising Sun. Siamo nel Giappone feudale e siamo dei capi clan che dovranno cercare di portare il proprio clan al fasto per diventare il prossimo imperatore del Giappone. Il gioco si svolge su 3 stagioni, insomma come un anno di battaglie sostanzialmente. È un gioco nel quale conta molto la politica, gli accordi tra i giocatori. Non so quanto riusciremo a fare questo aspetto del gioco, ma ci proveremo. Abbiamo già fatto il setup casuale dei tempi in cui andare a pregare, l'ordine per questa prima stagione, abbiamo già disposto il mercato. Non ci sarà tutto nell'inquadratura dell'altra telecamera, beh, diciamo che quello che conta c'è e cercheremo più che altro, come vedete il gioco occupa tanto spazio. Piccola parentesi, utilizziamo un'espansione che è il Monster Pack, quello che aggiunge alcuni mostri che non sono presenti nell'edizione base, nel gioco base. Non abbiamo inserito tutte le carte del Monster Pack nei mazzi, l'abbiamo fatto casualmente, quindi magari alcune di queste pedine comunque non potranno mai entrare in gioco. Abbiamo scelto i nostri clan, identifichiamoci così spieghiamo qual è la nostra azione speciale, perché il gioco è asimmetrico. Io sono il clan della Carpa Koi, il mio motto è scorrere come acqua. La mia abilità speciale è Vortici nella corrente, ossia posso usare le mie monetine come i Ronin. All'inizio della fase guerra converto tutti i miei Ronin in monetine. Io sono del clan del Loto, la pazienza è la chiave, se è proprio la persona giusta. Io quando scelgo un mandato politico lo posso mettere a faccia in giù, niente, posso utilizzare qualsiasi mandato. Ah ok, un jolly, tu fai sempre azioni jolly sostanzialmente. Io sono il clan della tartaruga. Duro come la mente, delicato come l'acciaio. Guscio dell'eternità. Come fatto? Esatto, poi vabbè. Ero più lui, poi ero più quelli, però vabbè. Le tue roccaforti contano come forza 1. Possono muoversi come se fossero miniature. Esatto. Quindi c'è, abbiamo le roccaforti, la cave perché la tartaruga. Il castello gigante di Olos. Esatto. Infatti nella miniatura 3D c'è il castello sulla tartaruga. Spettacolo. Io governo il clan della libellula, Ali, Vento e Spirito. Ali sottili è la mia abilità, puoi muovere le tue miniature ovunque sulla mappa e puoi convocarle in una qualsiasi provincia. Io sono il clan del bonsai, umiltà terra e radice, cioè vado a lavorare ai campi, ok? Infatti la mia proprietà lì, la mia capacità è la sacra abbondanza, cioè tutto ciò che compro con monete non costa più di una moneta. A inizio turno abbiamo i proventi stagionali, ognuno di noi prende le monete che gli spettano. Io ho 5 monete. Io ne ho 4. Io ne ho 7. 6. Tu lo vedi? Ah, 6. Ok, va bene. Iniziamo quindi la prima stagione con la cerimonia del tè. Era bello se tiravi fuori veramente il tè. Nel quale... uno se vuole... Si decidono le alleanze. Quindi io sinceramente mi sento subito portato a chiedere al Paga di allearci, visto che siamo gli unici due, cioè almeno sei l'unico mio confinante. Assolutamente. A me farebbe comodo che tu non mi venga a rompere le balle. Ci sta. Quindi ci sta. Uniamo i nostri... Non lo so. Volevarti? Dai, alleamoci. Quindi rimane da solo. Ok, questo è, mettiamo qua. Però sì, collegato. Ma sono collegato a lui. Va bene, finita la cerimonia del tè, anche perché Ivan non può fare altrimenti, ma le contrattazioni, le promesse, le corruzioni e i scambi di denaro continueranno fino alla fase della battaglia, quindi per tutte le fasi politiche. Tocca a me, ne pesco e vediamo cosa mettere. Ok, io scelgo di fare... Mettimelo te meglio. Reclutamento, quindi partendo da Mary, una miniatura. Cosa qui? Io prendo uno Shinto e lo mando. Ok, poi io e il mio alleato ne possiamo mettere uno in più. Quindi io metto l'omino. Lo metto qua. Mary, tocca a te. Ok, cosa scegli di giocare? Schieramento. Bravo, Paga.
bravo, non fagli prendere il... Esatto. Basta. Così. Non è esigente. Beh, certo. Potete, ok, magari spendo 3 monete per costruire. Io spendo una moneta. A te costa uno? Tutto quello che compro costa uno. Cos'è che hai scelto? Addestramento. Ti dico che cosa c'è al, tra virgolette, mercato. L'onestà non ha costo, tra l'altro. E finché hai un alleato, ottieni 2 punti di vittoria ogni volta che scegli un mandato non di tradimento. Giusto, gli altri metti su una carta. Interessante quello. Per ogni tua miniatura che viene uccisa ottieni un punto vittoria. Poi c'è il leone qua che dice che conta come uno scinto. Poi questa via dello shogun ti dice che prendi 3 monete all'inizio della fase di guerra. Interessante anche quella. Poi c'è l'oni dei teschi che conta forza 3 in una provincia dove hai il valore di onore inferiore. Poi c'è il Jorogumo, che all'inizio di questa battaglia prendi il controllo di un bushi o uno shinto in quel luogo fino alla fine della battaglia. Poi il cammino del signore della guerra dice che dopo che hai convocato ottieni anche una moneta. Poi il cammino del leone, il tuo daimo avrà sempre forza più 1. E il cammino del padrono che dice che dopo che hai convocato ottieni 2 monete. Se hai onore superiore almeno 2 giocatori. È carina la prima. Ci sono degli alleati, quella dell'alleato che ti dà i punti vittoria. Dove sta? Però io volevo giocare sulla battaglia, sinceramente. Poi questo ti dava più forza, no? Cos'era? Ah, il daimon, ok, il cammino del leone gratis. Ah, vabbè. Ok. Quasi quasi prendo quella. Quindi prendi l'oni dei teschi, vale 2 monete. Spettacolo. Mamma mia. Ce la dammi quella. Oh, quindi prendi il Yorogumo. È un ragno, cos'è? Sì, è una... Sembra. Che figata! Una cosa grande. Io invece prendo con una moneta, perché ho lo sconto di 1, prendo la via dello Shogun, che mi darà 3 monete in più all'inizio della fase di battaglia. Mary? Io voglio quella blu. Quale? Onestà o rettitudine? No, l'onestà. L'onestà. Che l'altra volta col gioco dell'onestà avete fatto... non ve lo pietoso. Vabbè. Ok, adesso c'è la prima fase dei kami. Nel primo tempio non c'è nessuno, nell'altro tempio c'è il paga. E il paga prende un punto vittoria per ogni sua fortezza. Ne ha una, quindi fa un punto vittoria. Meri, tu puoi anche togliere questo per il momento, così tanto non devi scoprirlo, così almeno si vede. Io invece prendo 2 loni e l'ultimo nessuno. Che mi chiede? Aspetta, intanto sì. Bevete Monster. Monster and Co. Ma devi indicare quelli e bevete Monster. Reclutamento. Bravo! Bravo, bravo! Sì, ci stavo. 1 e 2. Ok. Recluto un bambushi. Un bambushi. Un sushi. A me? Io ne faccio. Allora faccio così. Tanto io non è che posso fare tanto. Mettiamo questo. Oh. Ma dai! 1, 2, 3 e 4. Lo faccio così, però non mi sembra una grande mossa. Ok. Io farei un reclutamento. No, no. Io faccio un raccolto. Metto la monetina a ciascuno. Ah, grazie. Tu e il tuo alleato riscuotete le compense da ogni provincia in cui possiedete più forza. Allora, tu hai la maggioranza là, quindi un punto vittoria. Il Ronin te lo prendi tu. Allora. E 4 monete. Ah, scusami, perché una e poi 3 di là. Poi 3 di là. Ok. Mentre Rosa c'ha la maggioranza lì, che prende un punto vittoria, una moneta e un Ronin. E... 3 punti vittoria. Qua no, perché Ivan ha l'onore più basso, la sua forza è 3, 4, 5. Fase è ancora dei kami. 2 monete. Vabbè. Paga ancora un punto vittoria per paga. E 2 gomme per me. Mi dai le tesserine?
Dai, facciamo un po' di politica. Cosa volete che gioco adesso? Schieramento che c'è. Io farei uno schieramento. Anch'io. C'è qualcuno che non vorrebbe che facessi lo schieramento e mi vuole pagare perché faccio qualcos'altro? No. Ehi, se ti vedo titubante, vuoi che faccio qualcos'altro? Quindi nessuno vuole pagarmi per fare qualcosa di particolare? No. No, vai tranquillo, Filippo. Sei in libertà, guarda, sei proprio... Li potete fare quello che vuoi. Faccio un addestramento. Quindi scelgo io per primo e pago una moneta in meno. Prendo l'altra onestà. Quale, ce n'è una gratis? No. Allora te le puoi tenere. Ciao, un punto di vittoria per ogni miniatura uccisa. Mi porto avanti perché visto che sto facendo una il moneta. Bellico, se mi ammazzano, vai una moneta. Cosa fa quella? Se mi uccidi per un punto di vittoria per ogni miniatura uccisa. Quello tre monete all'inizio della guerra quanto costa? Due monete. Ma dai, proviamo a prendere. Troppo, troppo. Dai. Ah, non abbiamo detto il mazzo, se c'è qualche curioso, il mazzo che compone le carte della stagione è uscito lo solito oggetto casualmente, è il mazzo Teiega. Andiamo a prendere la 22, anche perché non muori. Momento muore. Ultimo. Ultima azione politica. Faccio reclutare. Ricordatevi le vostre. Prendo. Allora io faccio 2 punti vittoria. Perché non è un tradimento, ok? Lì. E quindi faccio reclutamento. Allora, questo si mette qua. Mi voglio sistemare bene qua. Ok. E Ivan, ok, lì è... C'è battaglia tra lui e me, cioè ormai io sono tagliato fuori. Beh, no, mi sa che faccio sempre un po' io. Qua dice lei fessa, che se no secondo te ci rivede il reclutamento. Se tu devi schieramento, sì, io capito. Lo metteva io lui. Prendevo una delle mie mostrone. Io sono qua e lui è qua. Ah, depotenziava il mostrone. Sì. Ah, ho capito. Tocca a me, fatemi capire. Metto... un bacino. Ok, voi potete mettere. Poi già schermato. Fate Kami, quindi 2 monete. Due soldi. A chi? A me. A me. Lì, lì è... due punti vittoria a me. 2 punti vittoria al giallo. Lo stiamo guardando. 2 gonin a me. E poi scegliere una carta, Paolo. Due, dai. Cammino del patrono. Inizio a fare la battaglia, chi c'ha il bonus battaglia, ok, 3 monete, ce l'ho io. Io poi trasformo tutti i miei gonin in monete, 2, 3, 4, 5, 6, sono 9. So che è moneta, ma non... Perché io sinceramente speravo che qualcuno giocasse lo schieramento, invece nessuno l'ha più giocato. Io puntavo tutto su quello, che qualcuno giocasse schieramento. Sì, anche io un po'. E mi avete fregato, va bene. Tutti fermi lì. Quindi c'ho qua una magia di soldi per niente. Che vuol dire? Va bene. Risolviamo le battaglie, tra l'altro sono battaglie semplicissime perché c'è solo un territorio che si scontra, quindi Kansai, i giocatori in battaglia dichiarino le proprie disponibilità finanziarie e di Ronin. 4. E Ronin non ne hai? No. Ho 10 soldi e un Ronin. Ammazzali tutti. La fase politica... Se la sapessimo fare, se fossimo un po' sgamati, è importante perché io che ti do 2 monete per fare l'azione che voglio, per te è tanta roba che ti do 2 monete. Sì. Capito? Quindi... Sì, non lo so. Io ad esempio l'ho gestito male perché ho raccolto tante monete, ma avrei dovuto insistere ad esempio con Mary a dire fai il movimento. No? Ti do delle monete per fare il movimento perché... Poi alla fine si è conclusa che lei non ha fatto un movimento e sono rimasto fregato e io sono rimasto con tanti soldi che perdo. Quindi invece se avessi provato a corromperla, magari avrebbe fatto la mossa che serviva a me. Io ho fatto. Ok, avete fatto... Io sto pensando. Dai, su. E andiamo così. Ok, allora togliete i paraventi per ripresa, senza... Porca miseria! Per ripresa, senza smontare tutto, riuscite a mettere le plancette sulla plancia di gioco senza scombinare le monete? Allora... Ok, allora... Partiamo da Seppuku. Seppuku, chi ha fatto Seppuku? Io. Ivan. Ivan. Hai maggiore. Perché ne avevo uno in più. Puoi scegliere di farlo o non farlo. Ti ammazzi tutto? Sì. Ammazzi tutto. Ti ammazzi o mini?
Perché aspetta, fammi vedere, lei ha preso anche il mostrone. 1, 2, 3, 4, 5. Tu sei. Lei ha preso il mostrone, quindi per forza. La perderei comunque. Pensavo ne avesse di meno, quando è iniziato la battuta pensavo ne avesse di meno. Allora ho fatto dei calcoli che non... Quindi fai 3 punti vittoria. E 3 onori. E 3 onori. Chi ha preso ostaggi? Mary. Io posso aggiungere questo. Ingaggiare Loni. Puoi aggiungerlo. Tanto poi lo perdo. Lo perdi, quindi tanto vale meno. Non hai altri scontri, quindi... Esito della battaglia. Chi ha più forza? Mary, sì, quindi la battaglia è vinta da Marianna. Quindi Marianna si prende il Kansai. Poi c'è Poeti Imperiali. Chi ha puntato di più su Poeti Imperiali? Mary. Quindi Mary fa un punto vittoria per ogni omino ucciso. 1, 2, 3. Gli sconfitti mi consegnano le monete. Mary paga il risarcimento di onore. Poi andiamo avanti. Per il momento è tutto molto semplice. Kyushu. Prendo io. Va a te. Oshu. Va a te. Va a me. Hikoku. Mia. Va a me. Nagato. Mio. Va a Mary. Hokkaido. Va a Ivan. Kyoto. Va a Paga. Ok. Finisce la stagione. Tornano indietro i Shinto. Poi tutte le monete. E i Ronin. E i Ronin. Dove le porta monete? Vanno via. Questi, queste carte. E mi messo peggio di me, anch'io proprio. Aspetta, le cose vanno che il motore va che gatto. Io sono una macchina elettrica, parto subito. Spero poi che non mi esaurisca. Le alleanze si rompono, ognuno si prende il suo. Gettone. Ciao. Incoming di ognuno, io 5 monete. 6. Poi Mary restituisce il prigioniero al Paga e guadagni una moneta in più. Tu hai fatto seppuku, quindi tu prendevi un punto in più. Okay. Perché ti spariva prima. Ok? Mary prendeva 2 punti in più. Sì, perché ogni minatura uccisa. Perché aveva però anche il Paga aveva risarcimento. Ok. Giustamente, prima di partire ci stabiliamo anche come saranno in guerra le province. Shikoku. Diciamo che... Edo. Hokkaido. Kansai, Nagato, Kyushu, Kyoto. Fase del tè. Cerco alleati, visto che è il primo... Io sono interessato a un'alleanza, o con Ivan, o con... No, con Ivan, facciamo un'alleanza, sono interessato a un'alleanza. No, fai l'alleanza con me, Ivan. Fidate. Non ti fidate di Emiliano, perché non ci si può fidare di Emiliano. E non si anche invadermi così, vabbè, anche tu fatto. Non so, io se qualcuno vuole il commesso lo è solo per pietà. Non scherzo. Daniel, le volemi così quasi. Oh, bravo Ivan, bella scelta. Vieni qua, suggelliamo. Paga è distante da me. Mary, vuoi fare un'alleanza? Facciamo un'alleanza? No, te frega niente. Paga? Sì, io ho bisogno di un alleato qualsiasi, non mi interessa, ma magari mi può aiutare. Facciamo così una cosa bella. A prescindere, mettiamole qua in alto, così sono visibili alla telecamera e si fanno parte del... Tocca pagare con me. 4, giusto? 4. Pagare già scelto, così è andato molto deciso. Per forza devo fare reclutamento. Qui o qui? Consigliami, secondo te? L'idea è quella di evitare che gli altri prendano i punti vittoria, eccetera, ad avere maggioranza. È un gioco alla fine di maggioranza. Infatti, che secondo me. Bisogna cercare di essere un po' a lottare su tutti i territori. È che io là non ci posso arrivare, quindi purtroppo. Cioè io mi posso muovere solo un passo alla volta, tu puoi andare. Senti. Dove vuoi. Alla via così. Andiamo. Lui gioca il ragnone. Grande. E io. Vado base, non posso fare molto per il momento. Ok, ma di comunque. No, io devo rafforzarmi. Allora. Fai un trasferimento. Fai un schieramento.
No, fai un movimento, uno schieramento. Dico detto. Ah sì, ci sta, dai. Schieramento. Va bene, lo facciamo così. Vabbè, c'è questo trattino qui. Permesso. Quindi se io vado... Ah no, te no. Quindi se io dovessi andare... No, gioco lì. Ah. Faccio andare questo di qua e questo di qua. Quella là non c'è guerra, quindi quella è una ragione che non vale niente. Dove muovo? No, non muovo. Ma senti, guarda, guarda qui. Non ho visto più. E anch'io costruisco la roccaforte per tre monete. Gioco anch'io uno schieramento. E io non muovo. Ma è stare così, sinceramente. Così. Ok. Poi io e te possiamo costruire una roccaforte. Pago uno, costruisco una roccaforte. È vero che lui paga uno tutto. Fate... vabbè, solo tu prendi due gomme. No. Fai il coso, il raccolto. Faccio il raccolto, ero in dubbio con... Tu ti prendi due punti di vittoria. Però mi serviva... Non mi piace che c'è solo lui ai templi. Però va bene così, dai. Va bene. Gioco raccolto. Quindi, ognuno prende una moneta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Poi, io prendo il bonus due punti vittoria, due monete. Dai, due punti vittoria. E poi prendo anche due punti vittoria perché sono alleato e non ho giocato il tradimento. Io prendo tre monete. Tre monete e... Maggie! Non so che non siamo alleati, ma non sei alleata di nessuno. Non è che faresti il reclutamento? Per questo me l'hai lasciato. Più che altro per non lasciare... Se faccio il reclutamento cosa mi offri? Quante monete hai? 9. Se fai il reclutamento ti do 2 monete. Perché poi prima mi sono... Ti do un anticipo di uno. Se poi lo fai ti do l'altro. Beh, oh, ragazzi, cioè, una te l'ho data. Adesso fiducia, fiducia. Miglia, mi dispiace. Te le puoi tenere? Sono onesta. Raccolto. Prendiamo tutta la moneta. E tu, Maggie? Raccoglie. Allora, uno, uno e uno. Uno e uno. Poi anche lì, tre monete. E poi questo. Uno, uno, uno. Esatto. Prendo Veroni. Perché? La fase. La fase Cami. Fa un bel raccoltino. Guarda, ti fa un reclutamento, ragazzi. Paga, fai il reclutamento. Ti pago se fai il reclutamento. Lo faccio la stessa offerta che ho fatto alla Mary. Ti do una moneta prima. Ma che non te la dà dopo? E la moneta dopo che fai il... Se fai veramente quello per cui ci mettiamo d'accordo per fare. Qua. Ok, tieni, sono di parola, ti do la moneta. Sì, ma tanto l'avrei voluto fare anch'io, quindi... E che infame! giustissimo, no, che infame, è una cosa corretta, cioè... Vedi, no, non lo voglio giocare. No, dai, mettiamolo qua. Un po' di caos. E non ho finito gli uomini neanche. Se finito gli uomini basta un po' capire. Esatto, una lì. E io questo lo metto. Beh, non è che è molta scelta. Ah no, no, poi decidere di prendere due lì. La scelta. C'è molta scelta, ragazzi. Immaginavo. Ma hai fregato perché anche io volevo metterlo lì. Le carte cosa ho? Cioè, il rispetto. Se la metto lì posso. Ah, se la metti qui. Allora, il rispetto dice puoi prendere un ostaggio aggiuntivo ogni volta che prendi un ostaggio, quindi ne prendi due al posto di uno. Poi c'è il dragone di fuoco che
conta come forza 3. All'inizio di questa battaglia uccide una miniatura in quel luogo di ogni giocatore, incluso te. Quindi il Verone uccide un po' tutti. Poi c'è il cammino del serpente, puoi obbligare gli altri giocatori a pagare una moneta quando prendono una rotta mercantile. Poi l'Oni delle Anime, se vince un segnalino più vince in guerra, ottieni anche due con il mostro, però, cioè con la cosa con il mostro, ottieni due punti vittoria. Poi c'è Via del Bushido, ottieni due monete, due punti vittoria per ogni virtù diversa che si ottengono. Poi Via del Ronin, inizi la fase di guerra ottenendo due Ronin. Poi c'è Yurei, che conta come un daimo di forza 2. Lealtà è un'altra virtù, se possiedi un alleato ogni volta che ottieni uno più punti vittoria ne ottieni uno extra. E poi ogni volta che un giocatore più ricco di te ottiene monete, anche tu ottieni una moneta, il cammino del mercante. Dai, sì, già vai a pregava. Uno qui e uno là. E poi c'è quello aggiuntivo io di Barba. Scusami, ma mi spiace. Lo so, siamo tu, neanti, ma non c'è bisogno di... Ivi, aspetta, guardiamoci un attimo. Ivi. Guarda, guarda che vuoi. Hai un addestramento. Sì, sarebbe utile addestramento, ma effettivamente... c'è Davide, cioè ci siete voi due qui. Effettivamente, un addestramentino. Aspetta, ragioniamo sull'adesso. Le due blu sono andate, quindi il reclutamento non c'è più. Marilyn ha usato uno, ma aveva detto che ha usato il tradimento, quindi ci avrei... Se non ha bluffato. Cambio addestramento, che c'è tutti bisogno di addestramento. Raccolto sarebbe buono. Raccolto sarebbe buono... Ma io parlo con lui. Cioè, no, potrebbe essere comodo. O se no, sì, l'addestramento... sì. È l'ultimo, questo? Sì, questo è l'ultimo. Sì, o l'addestramento, non so. Io ti direi raccolto l'addestramento. L'addestramento mi conviene un po' di me. Davide! Dica. Se... Non siamo alleati noi, eh. Tu parla, io ascolto, poi dopo... Ma tu cosa vorresti prendere se fa addestramento io? Non so. intanto secondo me conviene vedere cosa fa. Adesso vediamo cosa fa l'amico. Ma sì, la gioco, dai. Vai, grande. Volevo una che non costi tanto. Senti, quasi. E rispetto. Un saggio aggiuntivo, ma sì, rende con rispetto. Allora, pago una e prendo il drago di fuoco. Lo prendo non perché lo voglio particolarmente, ma perché se lo prende lei poi mi fa un mazzetto. Ma che prendo? Ma questo. Io sono contento che tu non hai preso Yurei. Sì, ero tentato però... Yurei? E questo tipo di ring con i cadaveri sotto. Quanto costa Via del Ronin? No. Ah certo, allora certo. Questa battaglia si fa più interessante. Cos'è che è rimasto? Ciao, dai, dammelo. Una. Non ho giocato bene gli ultimi, prima dovevo fare i turni invertiti, prima prendere queste e poi sì, dopo il turno dopo. Io mi sono allenato con te, ma l'ultimo, il primo turno l'ho fatto schifo. Il primo turno è stato un po' deficitario. Quindi è finito. Fase Kami, chi è il primo là? Beh, io prendo due monete e basta. Poi giallo-verde vince il verde, paga sì. Tiene un punto vittoria per ogni cosa che ha, quindi due punti vittoria per il verde. Poi io tengo due Ronin. Meno Mary non ha più. E Mary puoi scegliere una carta. C'era quella che costava 3? Non c'è più. Quella del Bushido, all'inizio della guerra. E che cosa faceva? Ottieni due monete e due punti vittoria per ogni carta blu che possiedi. Sì. Ok. Scusa. Fase della battaglia. Io prendo tre monete. Merito ottiene... Io prendo due monete, e due punti vittoria okay. E due cazzafa in più. Due Ronin. Ivi? Tre monete. Guarda. Niente. Il primo scontro che avviene in questa era è in Shikoku, che coinvolge Mary e paga. Denunciate. Ho 13 monete e 4 Ronin.
Io ho 6 monete e 2 Ronin. Puntate. Che qui, boh. Vabbè, lei ha. Deve farsi 4 battaglie. Ma io poi mi ci scontro ancora con Paga? No. No. Ah, giusto, io convertivo i Ronin in monete. Non scuote la testa, dai, su. Ma non so cosa fa, cioè. Non... Noi più che altro. No, io so, più che altro so cosa fare adesso. Però a 5 battaglie. Lo so, però io non so se puntare su questa o quella dopo. Sì. Vai, togliete e mettete come al solito. Avete proprio speso pochissimo in tempo. Ok. Ok. Se Cucu, la vento Maggie, ha intenzione di suicidarti? Ah beh, ho fatto quello corretto, certo, perché allora io mi ammazzo. Prendo sia un punto vittoria. Che salgo di. Però è morto, mettetelo. Facciamo così, sdraiamo le cose. Cosa? E viene saltato l'ostaggio. Ronin, Paga, tu sei l'unico che può ingaggiare Ronin. Non lo ingaggio a questo punto, non mi interessa. Ok, esito della battaglia: la battaglia è vinta da Paga, perché è la forza maggiore. Quindi Paga perde lo Shikoku. Dopodiché, chi ha vinto i poeti? Marianta. Quanti cadaveri ci sono stati? Uno. Fare un punto vittoria. Chi ha perso la battaglia, Mary, prende le sue monete, Paga, dai le monete allo sconfitto. Allora, e riprenditi lo ti aiuto a fare le altre. Vabbè, la mia strategia è la cosa. Ma anche io volevo quello, quindi siamo contenti tutti e due. Secondo, Edo, ci sono solo io, mentre io. Hokkaido, oh, battaglia tra Davide, Mary e Ivan. Dichiarate le vostre forze. Tra... Ci sono alleati, tra l'altro. No. 10 monete. Non ci sono alleati, vero? No, è vero, no, è vero. Io ho 6 monete e 4 Ronin. 10 monete io. Cacchio. 11, ma... scusa, non so neanche contare. Questo 13 e 4 cose. 11, scusate. Fate il vostro gioco. Io ho fatto. Ho fatto anch'io, dai, facciamo finta che ho fatto anch'io. Ho fatto. Ok. Tiriamo via le cose? Sì. Allora, chi fa seppuku? Io. Uno, Maggie. Maggie, cosa fai? Fai seppuku? Sì. Solo. Io là ce l'ho mandato semplicemente per... Per suicidarlo, beh. Mi alzate di... Chi prende ostaggi? Io ho fatto 3. Quindi 3, tu. Lo prendo a Ivan. Ok. Poi... Ingaggiare Ronin l'ho fatto solo io. Sì. A questo punto non... Esito della battaglia, Hokkaido va a Davide. Ok. Chi ha puntato Hokkaido, più sui poeti? Ok, io. Quindi Ivan, quanti cadaveri ci sono? Uno. Uno. Va un punto vittoria. Quanticino. Perché l'ordine è stato rapito. Per quello ti ho... Gli sconfitti, mi diamo le monete. Il vincitore e qui distribuisce le sue. Kansai! No, ancora loro due. Però tu c'hai il ragnaccio. Sì. Beh, ah sì. Ragnaccio, all'inizio di questa battaglia prendi controllo di un Bushi e di un Ushintu. In quel luogo fino alla fine della battaglia. Vabbè, te lo metto dalla tua parte, giusto per... Bella mossa. Giusto per... 9? Sì. No, 10, scusami, e 4. Io 4 e 1. Cioè alla fine non è vero. Sono scontatissime, no. Cioè nel senso... Sì, sono... Non è che dici la maggioranza, boh. Non è bordello. Perché se... Ha 1-1-1-1, grande. Se Puku. Non lo può fare. No, cioè tu... E io non lo faccio. Tu non lo fai, quindi semplicemente lo blocchi. Esatto. Okay. Poi, ostaggio, ne prendi uno. Anche il mostrone, grande. Sei 4 e 3. Mie. No, aspetta, tutti e 4. Ma che ne è un altro? Siete 4 e sono 3. Oh, lo so, aspetta. Siamo 4 contro... 5 e 3 adesso. Okay. No, un 2. No, scusa, ho sbagliato. 2 e 4. Perché 5. Quello non gioca più 5. Con 5. Me. Sì, sono 5. Qui, lui ne ha 1, 2, 3, 4, 5. Io ne ho 4. Ok, quindi è così. Uno ce l'ho io. Ok, perfetto. Ok, quindi 5 contro 5. Esito della battaglia, chi ha più noi è Maggie. Quindi la battaglia è vinta da Maggie. Questi
muoiono. E vabbè, sono quattro cadaveri. Chi è che ha fatto quel tempo? Io. Quindi quattro punti a me. Uno, due, tre, quattro. Ha vinto con la testa. Lei sta bene. Le monete, la moneta. Si è messa bene. Però dai, quattro monete. Andando. Io e me mi sono partiti in intanto un punto vinto che adesso dice. No, sono esattamente poche monete che non... No, se hai qualche moneta è un casino alla fine. Kansai l'ha vinto Maggie. Però l'ha vinto due volte, quindi non gli vale. Ma questo io me lo voglio tenere per la ricompensa, sì, mica sì. Perché... Nagato, scontro tra Maggie e Ivan. 6 e un cazzafà. 12 e nessun cazzafà. Ok, ho fatto. Aspetta, aspetta. Cioè, invece sia su questa. Fatto. 1, 2, 3. Vabbè, era la sua unica battaglia, esatto. Effettivamente. Ok, chi fa seppuku? Nessuno. Chi prende ostaggi? Ivan prende un ostaggio. Ivan Gaggiaronin? Non ce l'ho. Ok, l'hai fatto per bloccare lei. Esito della battaglia. Vinco io. 3 contro 2, giusto? Non ci sono altri potenziamenti o così. Quindi chi ha giocato più rite imperiale? Ivan, quindi Ivan prende 2 punti vittoria. Mary mi dà la sua moneta. Ma quante monete si becca lì? Madonna, mi massacra adesso. Chi? Mary, si fai quanto male. Ma perché c'è un'altra? Dov'è? Ah, già adesso prende lei. Ah, qua. Ma secondo voi perché ha giocato così? 2 punti vittoria. Tanto a me questo qui non interessa più. Ivan prende Nagato. A me Nagato non mi interessava. Non ti interessava neanche il Kansai, però... Sì, ma Kansai c'ho tanti... Va bene, Kyushu, io e Mei in battaglia. Io... Partite uno contro uno, ma... Te quanto hai? 7 monete, basta. Però sta ancora contando. 25 monete. 17 metto. Un cazzo. Allora, rimetti tutto su uno, forse ce la fai. No, mi è caduto una mano. Mani di merda, ce l'hai sotto il tuo piede. Non ci sono. Vai. Non l'hai messo sul succo. Io ho convinto che li mettevi. Ma perché avrei dovuto mettere? Per bloccare me. Quindi se Pucco lo vinco io, muoio il mio. E la messa qua. Me uccidi il mio omino, se deagliano. Prendo un punto vittoria e un punto noi. Dopodiché, ostaggi non ce ne sono più, anche se hai vinto perché il mio è morto. Puoi ingaggiare Ronin. Posso pure, tanto quello perso, sì, no? Sì, perché buttarlo è tanto inutile. Esito della battaglia, lo vinci tu. Quindi tu ti prendi il Kyushu e ti prendi anche... un punto vittoria per il mio cadavere. Ok, a me mi è riempito di monete, ciao. Quello che speravo. Kyoto, ultima battaglia. Io e Paga, i vecchi alleati. Esatto. Gli alleati della primavera. No, cos'è la primavera? 4 monete e 2 Ronin. Potenziamenti vari, cosa avete? Io ho che il Ronin 22 monete. Ronin vale un quanto in più? 22 monete. Tu quante monete hai detto che hai? 4. Ok. Vabbè, ok. 5-5-5, ok. Beh, io ho fatto. 5-5-5. Tu non lo sapere. Non so, vabbè, lo butto a caso. Tanto ho vinto io perché l'ho distribuito e quindi... Dovete io. Ovviamente non ti faccio fare seppuku. Ma tanto non l'avevo votato, quindi. Ah, va bene. Posso prendere un ostaggio. Credo comunque. Ho sbagliato. No, 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 le cose che puoi fare. Ma tu non hai sbagliato. Le cose che puoi fare sono. Ho sbagliato, ma. Mi sono confuso. Non ho ancora una volta non ho considerato che questo è doppio. Perché ho detto 5 contro 5 vinco io. Ma mi sono dimenticato che lui con questo vale doppio. Mi bastava usare una moneta in meno e metterla come Ronin.
Esatto. E non ci ho pensato, ho fatto male il calcolo. Cioè tu qua regali tutte quelle monete a papà che le prendi. No, le no, no, infatti ho sbagliato, ho buttato, ah, sì, ho buttato completamente una, un turno di, la strategia di un turno di no, gioco. Tutto, anche un set collection. Sì, no, per non guadagni e 5 punti. Sì, però niente, ho fatto proprio un errore gigantesco perché ce l'avevo in mente e mi sono dimenticato di. Il posto lo perdi, però guadagni qualche. Poi facendo dei giochini belli. Ma mai sei più al posto. Siamo arrivati alla fine. 5 punti di vittoria. Okay. Che figura di merda. Si può proprio dire così. Ho perso l'esercito per 5 punti di vittoria. Allora, finisce la stagione in una maniera deplorevole per me. Scusate, sto facendo la partita. Tutte le monete che avete, Ronin. Poi, intanto che tu mescoli quelli, ridatemi gli scinto e tornano a casa. Nagato, Kyoto. Ma c'era un turno in cui i miei territori non vanno in guerra? Edo, difficile perché non so. Non so che non è guerra. Kyushu. Ok, non c'è Oshu. Shikoku. Oshu. Kansai. Ognuno prende i propri proprie monete. Tu non sei, giusto? Sì. Poi io prendo una moneta perché restituisco questa paga. Mary prende due monete perché restituisce. Dai, la mia bestia. Te l'avevo la pezza. Due. Ah, io. Io lo pesco qua stranari. Sì. Non metterlo lì che poi sembrerà che ali. Ah, scusa. Qualcun altro ostaggi? Kaito Punno. Ok, diverso. Alleanze. Alleanze. Ti va un po' di Schweppes, solo io e te. Ma io sinceramente sono così lontano da te. Sono lontano. Beh, non è nemmeno verissimo, cioè, io accetto sempre, alleanze a chiunque. Allora, Pedro Mini, sinceramente, adesso non mi interessa. Chi è che ha lo scopo più affine a me? Che voglia fare le cose. Se non rispondi entro il 3, rifiuto. Mi voglio colpare. 1. Allora, io e te. Se... Vai. Non vado a colpare. Mi spiace, no, ti lasciamo da solo. Barba, tu sei interessato alle altre. Tu sei il rosso. Sì. Non ci pestiamo i piedi a fare guerra. Barba, sei interessante. Comunque. In un gioco di guerra, l'ultimo round non volete fare guerra. Io concorro da solo, allora non siete alla mia altezza. Va bene. Io ho fatto Davide perché è quello che ha meno truppe. E io meno truppe, quindi punto su quello che farà più truppe perché mi aiuterà a fare più truppe. Ah, ok. Se io l'avessi fatto con te che c'hai più truppe, tu non avresti mai fatto magari l'ingaggia e io rimanevo con me, capito? Sì, sì. Quindi okay, il senso è quello. Volete sapere cosa sono le carte? Sì. Allora, l'oni della pestilenza, i giocatori che hanno onore superiore al tuo non possono muovere le proprie minature in questa provincia, nella provincia dove c'è quell'oni. Poi ogni dell'odio, quando questo mostro entra in una provincia, uccide un bushi o uno shinto di ogni giocatore che ha onore superiore al tuo. Potente. Il dragone d'acqua conta come forza 5. Poi il cammino dell'ingiusto, ogni volta che tradisci puoi sostituire una miniatura aggiuntiva di un qualsiasi giocatore. Poi c'è a fine partita ottieni 3 punti vittoria per ogni stagione in cui hai avuto un alleato. La forma della fenice, ottieni 3 punti vittoria per ogni virtù diversa che possiedi. Forma del kitsune, ottieni 3 punti vittoria per ogni rocca forte che possiedi. Cammino del dragone, il tuo daimo ha forza più 3. E inizio della fase di guerra, ottieni 5 monete. Allora, io gioco l'addestramento, che è dalle carte. Allora, sono molto indeciso in realtà. Penso che prenderò la forma. Questo è quello dell'alleato. Sì. Ogni stagione, più che ho fatto 3 stagioni con l'alleato, sarò 9 punti. Vittoria così. Occhio è una moneta in meno, perché siete le ci sono gli alleati. No, tu ne prendi una a prescindere. Esatto. E poi una in meno, per te gratis. Aspetta, gratis. Una. Un po' un rischio perché dovrei fare 1 e 2, cioè anche io prendo per i 2 quello della forma del simile. Prendiamo la miniatura.
quando tradisci prendo una miniatura, cambio una miniatura in più. Poi... Ah beh, allora hanno quello. Grazie. Oh, perfetto. Tanto manco se vuoi in giunciata. Io voglio un mostro, a prescindere, non mi interessa. Cosa vuoi? Cosa vuoi? No, quello che non può entrare nel territorio, che caspita. Costa uno e in più è carina come cosa. E io quando quello, cos'è, quello da 5, il mostro? Beh, vale dell'acqua, costa 3. E vale semplicemente 5 punti. Sì. Ah sì, poi tira l'inizio. Tanto so già, sappiamo già cosa farà. Dipende se c'è una carta buona per farlo. Forse metterlo di qua. Poi camiseriamo uno, quello che mi serviva. Ecco. Non so cosa fare a questo punto. Senti, non so se è giustissimo, però faccio un reclutamento. Avrei voluto costruire prima, ma non ho... non c'è. Allora, intanto prendo 2 punti vittoria per non aver giocato un tradimento che sono alleato. Reclutamento, ok. Boom! Certo, lì non entra più nessuno, quella me la sono accaparrata. Quello non l'ho messa qui perché ovviamente ci sei tu, che poi tra l'altro sei anche di onore migliore. Lo sapevo io. Dai. Poi ho il fetentone che si metteva lì. Certo, è ovvio. Io volevo mettere questo, scusami. C'è anche io volevo mettere i mini belli. C'è Mary con il dragone lì. Però aspetta, questo qui vale 3. Butta il dragone pure lui. Sì, deve essere anche qua, cioè, anche qua c'è una foto, esatto, ormai sono l'ultimo arrivato. Metto qui una, due e metto qui, dai, una bella sferzata. Io metto questo qua. Cos'è che fa quello? Esatto, è un, come un diamond di livello 2. Di livello 2? Sì. Poi noi abbiamo ancora un'aggiuntiva. E io... metto questo qua. Io faccio un raccolto. Quindi vai a pagare. No, tutti una moneta. Tutta una moneta, giusto? E solo lei fa... Vai, 3 punti. 3. Io sbaglio a mettere il coso perché... E tu, Maggie? Io faccio 3 punti qua. 1, 2, 3. E li faccio anche qui? No, perché c'è il super dragone. 5. Ah, perché il dragone vale 5. Ok. Sono 2 monete al paga. Giusto, 2 al paga. Il giallo... Sono 3 punti di vittoria per me. 2 coni da me. Una carta lei. Ce lo posso avere 2 volte? Quello che se tradisco... Sì, ma tu sei quella avanti di tutti. Penso, non è neanche un mostro, non è possibile. Penso di sì. Dammi allora. E grazie. Perché qua specifica per ogni virtù diversa che possiedi, quindi vuol dire che puoi avere 2 virtù uguali. Raccolto. Crea ancora una volta. Testa, testa, però ne paga e fa 4 punti vittoria. Ah, ne paga! Cioè, ah, ne paga. L'ho fatto apposta. No. E no, io prendo anche perché sono alleato. Allora, aspetta, quindi 3 monete e 4 punti vittoria al paga. Dimmi. Io un punto vittoria, una moneta e una cazza qua. E 3 monete. Grande, io non ho visto che ti ho dato... E basta, perché qua vale 3 e 4, sono inferiore. Altro raccolto. No. E via così. Quindi poi tocca a lui, a te e basta. Ah, cavolo. Tra l'altro tu hai fatto una cosa di... Ah, non so. Io ho fatto una cagata enorme allora. Quindi hai fatto quello del tradimento con cui giocare. Perché avevo dato per scontato che ti giocavo 2 volte come all'inizio. Sì, se non ti prendevi uno alla fine tu e non prendi. Esatto. Lo schieramento ti potrebbe piacere o... Sì. Ma è schiera. Ci può stare, volevo provare a fare una cosa. Se però fai un reclutamento ti do una moneta. Un reclutamento?
Dai, te la do anch'io la moneta se fai schieramento. Possiamo fare più un reclutamento. Due monete per il reclutamento. Al mio 3 scade l'offerta. 1, 2, 3. Schieramento. Top. Sono di parola. Cominciamo a dire che questi qui tanto qua non me ne faccio. Mi è andata. Ah, va. Ma c'è qualcosa da quelli di no, no, c'è no, solo quella. C'è solo il Ronin lì. No, no, dai. Eh no, c'è anche un dragone lì, non so, c'è il Ronin. Diciamo che comincio a spostarlo. Qui, però non è la sua destinazione. Che sei venuto qui a fare? Anche tu, che cazzo sei venuto qui a fare? Senti, lascio così, dai. 3. Ok, quindi se la metto qui è come se prendessi possesso della... Aspetta, sto pensando, sì, perché lì sì, sì. Non mi interessa. Qui potrei rafforzare, ma no, qua. Io non la faccio neanche la cosa. Kami, due monete verde. Il giallo prende 3 punti di vita. 3 punti di vita al giallo. Poi due Ronin a me. E Mary, tu se vuoi puoi sempre prendere una carta. Eh sì, a questo punto prendo anche io un cazzafante. Quella 3 per ogni roccaforte o 3 per ogni virtù? 3 per ogni roccaforte. Quanto costa? La cosa che a te e basta. Ma tu non farai mai un trasloco. Anche perché sono già andati traslochi. Lo so che lo sono schieramenti. Non so cosa ha messo Mary lì. No, penso che lui farà mai seduta. Ma sappiamo quale è quella, ah, quella coperta di Mary, però. Perché l'ideale sarebbe fare uno schieramento e mi levo di lì. Diventano 1, così valgono 3. E sarei 3, però sono sotto di 1. E quindi non riuscirei comunque a prendere niente interessante. Sì, facciamo un reclutamento. Sembra una minchiata, ma... Allora inizio io. Il reclutamento. Bene. Allora io metto questo qui. E lo metto... dov'è quello dei punti di vittoria? Questa? Torno di costruzione è questa. Non so cos'è. Punti di vittoria. Occhio. Ronin. Questo è Ronin. Sì, sì. Volevo solo confondere l'idea. Uno qui. Qui, porca miseria, mi avete già. Sì, ciao, no, è inutile che lo metto lì. In due casi, devo metterlo lì per forza. Che palle, però. E qui, se non lo posso spostare, è inutile. Vabbè. Oh, che palle, veramente. Lì vi scannerete come... La cosa che mi interessava era avere una battaglia qui e avere una battaglia lì. Quindi se le metto... E però non li puoi mettere e spostare con te nello stesso turno. No. Li devi mettere per forza. Devi confidare che io dico lo spostamento. Esattamente. Una va bene, ce la metto. Forza. Vabbè, facciamo così. Metto qui per mettere questa cosa qui. Che padre, volevo mettere l'omino là e questo mi costringe a mettere lo scinto lì. Però tanto io metto un altro scinto, quindi non metterlo lì, non vale la pena. Perché se tu lo metti lo metto un altro, quindi non lascia stare. Metto da qualche parte dove ti serve, dove ti è più utile. Vabbè. E allora metto l'ultimo qui. Ultimi 4. Lo schieramento che ci giochi che scombussi di tutto. Prendo 2 punti di vittoria, ma... Tradimento. Aiuto! Aspetta questa. Quindi tu scendi. Siccome
e scendo di uno noi, sostituisco due miniature. No. Brivido. E fate, sì, due monete. Poi io davanti di tre caselle. Io no, no, il viola le due cose le, e poi puoi prendere la carta se vuoi. Quella rossa quanto di costa? Zero. Allora dammi quella rossa. Fase battaglia. Oh, che bello, questa è la vita interessante decisiva. A me vanno tre monete, carte rosse. Io due Ronins. Due Ronin la paga. 5 monete da una parte. Ma scusa, 5 monete è gratis la carta? Sì, 5 monete. 2 monete dall'altra parte. E 2 punti di vittoria. Gioca, fa un gioco a parte lei ormai. Però. Sì. E 2 cazza fa? Un altro. Non sta giocando con noi. Sta giocando un altro gioco. Poi chi è che manca? Io 3 monete. Barba. Io. Nagato è il primo. Qual è combattimento? Nagato? Rosa. Ok, io c'ho il dragone. Poi c'è il giallo e l'azzurro. Ok, io c'ho il dragone. All'inizio di questa battaglia uccidi una miniatura diversa da questo mostro in quel luogo di ogni giocatore, compreso te. E se sei tanti, capito, magari tanti, così non ha molto senso. Esatto. Io ho 6 monetine. Giulia. 14. Perfetto, direi. Vai, fate le vostre punte, fate il vostro gioco. E Ronny non ne hai? No. Io no. Uno. No, vabbè, okay. Dai, buona. Andiamo, fatto. Dai. Se metteva ostaggio l'ho fregato, aveva vinto. Non aveva niente. Seppuku. Io ho puntato su Seppuku, lo fa? Sì, lo faccio. Ok, quindi sdraia quante persone? 2. 2 punti all'azzurro e sale di 2 di onore. Di 1, perché? Sì. Ostaggi, non c'è più nessuno da prendere, allora ha vinto lui. Nessuno fa qualcosa, esito dalla battaglia, ha vinto Davide, quindi Davide si prende il Nagato. E io prendo questo. E chi è che ha fatto i cosi? E quindi quanti cadaveri ci sono? 4. Sconfitto monete. Se tu lo sconfitto, fatto un bravo, io pensavo di beccare qualche soldo. No, infatti. Secondo me ha giocato meglio lui. Io vai, Risa e Ciscino. Tieni. Con tante scuse per avergli ucciso Kyoto ed El Paga. Amplay, ne vince qualcosa, ha fatto 3 su 3 no. Di Kyoto. Edo Paga. Grande! Adesso si da solo. Kyushu. Okay, quindi io, Paga. Dove e Davide. E Davide. Allora, dichiarazione. Ah, io devo scambiare i miei 4 monete, mi devo ricordare. Madonna, io ne ho 4. 13 monete. 0 monete, 0 rono. Veramente? Zero, io vado. Beh, fate vedere come ho fatto io vicenda e mo no. No, aspetta che non. Qua. 12 monete e 2 ronin. Però adesso io ho un po' di battaglie, quindi. 2 ronin? No. 3. No, aspetta, sì. Tu cosa sei? Vero. È vero, sono queste due. Sono due, eh. Gioca pesante, paga, gioca pesante. Buono. Aspetta. Io ci sono. Ancora. No, proviamo così. Seppuku? Nessuno. Non l'hanno fatto. Prende l'ostaggio? 3. Quindi prendo un ostaggio. Prendo io un ostaggio? Sì. Quindi vai avanti. Poi, dico, aspetta, vai avanti con i punti vittoria. Non so sì, prendi un punto vittoria all'avversario, quindi io scendo di 1 e tu sei io. Ingaggiare Ronin, 5. No, io 3. Al momento sono 2 per il paga, giusto? E sì. Qualcosa di particolare? 2. Esito della battaglia, vinco io. Vinci te perché ho il favore della cosa, quindi ti muoio. Ok. Poi, 2 i poeti. Aspetta. Per ogni miniatura che viene uccisa ottieni un punto vittoria. Anche io muoio, Anche tu, giusto? E prendo vittoria. Ah, giusto, c'è un punto vittoria anche perché mi ha ammazzato prima. Lui prende un altro punto vittoria. No, mia miniatura. Esatto, tu un punto vittoria. Scherzavo. E prima quanto ne hai? Uno mi ha ammazzato.
Io ho fatto due dei poeti imperiali. Uno. Ok, quindi io uno. Prendo due punti vittoria. Poi io ho vinto la battaglia. Mentre io risartisco con le mie 7, 3, 4. E fai a dire. Su, Carlo, c'è una battaglia con me. Lo sapevo che era questa cosa. Giusto. Vabbè, a 3 sono arrivato. Oshu. Chi siamo? Io, te e Ivan. 5 monete. Io ho 3 monete. Quanti Ronin? 5 monete. Io ho 3 monete. Lui ha. Ivi. Arrivo. Quello. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 8. È un Ronin. Venga, sono andato combattuto. Provo a secondo me. No, no, non c'è speranza. Io ho fatto. Non c'è speranza, no. No, piuttosto non ho alternative, perché il mio avversario non avrà alternative. Sì, perché tanto non ha alcun senso. Beh. Vediamo un po'. Attenzione, all-in di Ivan. Io scelgo di fare seppuku e ci sono solo io. No. 4 punti vittoria. E salgo fino alla cima dell'onore. Ostaggio, Ivan. Quindi il giallo scende di uno. Sì, ingaggiare Ron. Nessuno ha fatto. Esito la battaglia. Vince Ivan. Quindi quando muore. Ivan si prende Osh. Poi chi ha fatto... Io ho fatto i poeti maledetti. Tu, sì. 2-1. Quindi prendi 5. 1, 2, 3, 4, 5 punti vittoria. La mossa. Io ho perso. Via. E i risarcisci. Hai devi prendere anche punti per le bestie morte? Sì, ne ho morte 2. 1, perché non l'ha preso. Era uno solo, sì. Okay. Shikoku. Shikoku qual è? Lì siamo in 4. Che miseria. Tutti ti hanno Ivar. Io ho 5 monete. Io ho 3 monete. Lei ne ha 800 più 800 Ronin. Sì, infatti 3. Quindi ho 6, 7, 8, 9 monete più 2 Ronin. 14 e 4. Sì, non so. Lei ne ha anche 1. Cioè, quanto vale? No, però. Tu vali 2. Tu vale di più, no? Anche. Siamo 1 e 2 vale 2. 3. Lui ha 3 addirittura. Io voglio fare un mio, così quasi faccio una cosa, perché so, cioè lei mi può massacrare se vuole. Ma tanto che me frega, tanto se perdo comunque perdo tutte le monete. Che puntata. E tu ancora una battaglia. Senti. Cansato. Sai come santo, esatto, Davide. Gli ho fatto Jolin qua, perché non sapevo cosa faceva lei. Che basta. Aspetta, io non ho fatto niente. Allora, seppuku lo vince lei. Puoi fare seppuku? Allora, se io facessi seppuku, vuol dire che tanto la battaglia la perdo sicuramente. Cazzo, perché... pensavo che giocavi sui Ronin. Vince paga la battaglia. La battaglia la vince paga, anche se gliene tolgo uno con quello lì. Se gli tolgo uno guadagno solo una moneta, non guadagno punti vittoria, però no, guadagni sì. Un punto vittoria, su lui. Se fai la... se lo staggio. Sì, ma tanto lo staggio lo posso fare anche se non mi ammazzo, no, io non mi ammazzo, io non faccio seppuku. Prende lo staggio. Sì, lo faccio. Ok, e quindi sposti punti vittoria. Ti indietro il paga, forte avanti te. Poi, ingaggiare Ronin non lo fa nessuno, esito della battaglia. Io. Vince paga. Quindi il paga vince Shikoku. Grande paga. Tu vai avanti di uno. Poi c'ho... no, io ho 5 qua, ma tu... E quella lì, esatto, io ne ho messi 9. Quindi tu 3,
miniature in più, 3 punti in più. 1, 2, 3 e basta. Io ho perso. Anch'io ho perso. E quindi adesso pagaci da... Perfetto, sono 9, quindi meglio di così, 3 a testa. L'ultima battaglia è Kansai. Quella decisiva. Io non partecipo. E siete solo... Forse sono quello che ha preso più... Più robe, sì. È ripartito che eri sconsolato. No, ma infatti questa cosa... Allora, io ho 12 soldi e 4 cazzo fa. Dovevi andare. Io ho 6 soldi. 2 e 1. Se erano 4 era meglio 4 soldi. Hai 6 soldi? Ho 6 soldi. 6 soldi. 2 e 1 cazzo fa. Dai. Allora. Vediamo se... Tu hai una potenza di fuoco di 6. Sì. Lei di 4, io di 1. Anzi, lei di 3 perché tu, prendi... Ah, tu prendi un omino 2. Se devo spendere un ostaggio qui. Battaglia decisiva, fai il Giappone. No, non mi sa che ormai è già deciso. Ah, puoi prendere 2 ostaggi tu. Io ci sono. Cioè, lui ha fatto sicuramente questa cosa qua, ma lei l'avrà fatta molto meglio. Lei l'avrà fatta molto meglio, quindi... Io ci sono, se vuoi. Allora, via così. Vai. Aspetta. Via. Sì, sì, sì. No, stavo solo contando. Via. 1, 2 e 3. L'ho detto, a me non interessa quel territorio. L'ho detto all'inizio. Ma non ti interessa... Ma, cioè, era l'ultimo round. No, non interessa, c'era già due. Infatti io ho cercato di morire. Ah. Per prendere i punti. Mettete le... Quindi? Seppuku, chi lo fa? Io. E lo fai? Certo. No, questo qua... No. Penso no, perché contro... Ah, ok. Penso, no, sinceramente è abbastanza... No, no. Comunque... Sì, per quanto... 1, 2, 3 e sali fino in cima al... Pure l'onore al massimo, Chama. È proprio... Esatto. Senza mostri, vorrei far presente. Poi... Lo spaggio? Ostaggi chi ce l'ha? Nessuno. Nessuno. Ronny chi ce l'ha? Cazzo, allora potrei prendere l'ostaggio di te e ti fregare. Ronny non ce l'ha. Ma nessuno. Ma ti pensavo che tu lo facessi. Fine della battaglia. Lancia Ivan, muore. Pensavo che tu giocassi l'ostaggio. No, perché lei però se lo giocasse ancora di più. Quindi Ivan prende il Kansai. Sono troppo semplici, non faccio. Poi chi ha vinto l'ultimo? Io. Perché infatti ho giocato 6, sapendo che salivo di onore. Lui perde, sono morti pure i suoi mammocetti e faccio punti anche per quelli. Quindi. Quanto hai giocato? 6. Io ho giocato 2 perché lo so. Sei porca meno uguale. Lo so, io ho giocato infatti il tuo stesso numero. 2, 3, 4, 5 punti. Sapendo che salivo di onore vincevo io. Ok, le monete ho messo 7 però. Le puoi... Ho messo 7? No, ho messo 6. Certo. Sono uguali, sono altri uguali. Ah, riprendiamoci, facciamo, puliamo la plancia dai scinti. Scende l'inverno, scende la neve, arriva l'inverno, il Giappone entra in un periodo di pace e verrà eletto l'imperatore in base ai risultati di quest'anno di battaglia. Imperatrice. L'unica cosa che si fa in inverno è restituire gli ostaggi e applicare eventuali bonus per carte che si Aspetta, hanno. Aspetta, un momento, mi avete ammazzato 2 bestie. Quante? No, una perché era l'altra sua. Qualcuno ha bonus che si attivano restituendo personaggi, quindi niente, semplicemente una restituzione pacifica degli ostaggi. Ok, adesso iniziamo. Da dove iniziamo? Iniziamo dalle carte inverno. Io ho 3 punti per ogni stagione in cui ho avuto un alleato. Io ho avuto alleato in tutte le stagioni, se non sbaglio. 1, 2 e 3. Quindi io faccio 3, 6, 9 punti. Maggie, che carte hai? Io faccio 3 punti per ogni roccaforte e ne ho 2. Quindi fai 6 punti. Poi, paga, hai carte invernali? Azzurra, no. Carte invernali? Io ho come il tuo, quindi 9 punti. 9 punti al giallo. Tessere. Prima sommiamo il valore scritto lì. 1, 3, 6 punti a me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anche a me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7. Giallo. Come fai a essere più avanti di me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi, i set, rimangono semplicemente i set. Quanti teste di colore diverse abbiamo? Io ne ho 3, quindi da 3 a 4 sono 10 punti.
Tutti abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutti 10. Maggie ne ha 3. Maggie ne ha 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi sono 10 punti, anche per paga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ivi ne ha 3, 10 punti. Nei 4? Sì, però sempre 10. Ok, per esempio 10 punti. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Anche tu 4? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi alla fine dell'inverno viene eletta imperatrice del Sol Levante, Marianna. Ti trovo tutte le sembianze.